contaminati a livelli molto elevati e pericolosi per la salute delle persone e dei bambini. Il gioco di essere le fiaccole, i buchi luminosi di cui il mondo dispone. Di Monselice, Giro Scogli Uganei, Associazione I Colibrì, tutti i colori del mondo di Monselice, le mamme non fas. Di enti, associazioni, istituzioni, movimenti e partiti che si sono ritrovati questa sera per ribadire ancora una volta con tutta la voce, con forza, che questo territorio non si piega più al volere dei potenti. Basta compromessi tra la salute e l'ambiente e l'inquinamento. Noi vogliamo un territorio pulito, noi vogliamo crescere sani, noi vogliamo vivere in un luogo bello, sicuro e pulito. Basta inquinamento, basta cementerina. Sarà che gli italiani per lunga tradizione sono troppo appassionati di ogni discussione. Siamo tantissime, centinaia e centinaia di persone che hanno aderito a questa proposta, all'iniziativa, a questa fiaccolata che mette al primo posto la salute e l'ambiente. Allora chiedo a Gloria intanto di venire qui, a Silvia, Monica, Valentina. Non ho più silenzio, non ho più pretesto, gli eroi non se ne vanno, io resto. Grazie a tutti, grazie veramente a tutti di essere qui questa sera. Le diossine forane potrebbero arrivare da camini, da incendi, dicono e vaneggia qualcuno, ma i PCB sono solo frutto di processo industriale. Allora mi chiedo, quale processo industriale grande come 8 ciminiere abbiamo in questo paese? Se nella terra che tocchiamo, se nei cibi che mangiamo, vi è la presenza di diossine e di PCB, sostanze che superano la placenta e entrano nel latte materno, sostanze presenti nel prato di una scuola primaria, dove i bambini devono stare chiusi in classe 8 ore al giorno. Il Ministero dell'Istruzione sul proprio sito scrive che compito della scuola è quello di sviluppare in tutti gli studenti, dall'infanzia alle superiori, competenze e quindi comportamenti di cittadinanza. Sarà una battaglia facile, sarà una battaglia lunga, difficile, cercheranno in tutti i modi di tranquillizzarci, cercheranno di metterci, come dire, un po' di bavaglio, un po' di anestesia. Dovremmo essere forti nella capacità di continuare sugli obiettivi che ci siamo dati. Per questo è importante che tutti diventino protagonisti, perché abbiamo ancora tantissimo lavoro da fare a spiegare alle persone che sono ancora scettiche, quelle che stanno vicino a noi, che fanno finta ancora di non capire, agli amministratori che stanno appunto nella gestione di queste cose. Dobbiamo far capire che questo territorio è stanco, questo territorio ha le potenzialità per andare oltre. E quindi io dico, tutti insieme, come abbiamo dimostrato questa sera, ce la possiamo fare. Grazie.